passato aveva trasformato la sua abitazione in una casa a luci rosse, affittando stanze a 3 prostitute rumene per arrotondare. Le donne pagavano 180 euro di affitto al giorno. E ora un'altra notizia. Ieri notte l'imprenditore Franco De Simone, trovandosi davanti il ladro che stava svaligiando la sua casa, lo ha freddato con 2 colpi di pistola. Ora tutti ci domandiamo, è giusto difenderci da soli? Dopo casi simili avvenuti in altre città d'Italia, gli italiani come sempre si dividono. Ma che fai, cretino? Continua l'operazione. Oggi devi fare la spesa per domani sera. Mi raccomando, non dimenticare la lista. E non dimenticare la spazzatura. Per domani sera. Ah, ma che bravo maritino che sei. E Silvia è proprio fortunata ad aver sposato un uomo come te. Al mio non gli va proprio. Tocca fare tutto a me. Ma io lo faccio volentieri. Poi in questi giorni mi sento sempre così allegra, frizzante, piena di energia. Anche se di questi tempi, vabbè, con le cose che succedono. Che tempi. Ma hai sentito di quell'imprenditore che ha sparato al ladro? Ah, e adesso vogliono pure incriminarlo per omicidio. Ma per me ha fatto bene. È legittima difesa. Oh, scusa. Pronto? Ah sì, ciao! Scusa allora, ci vediamo presto, saluta tanto tua moglie! Sì, pronto? Arrivo! Sì, sono alla casa! Paolo, arrivo! Ciao! Ma vi rendete conto? Accusato di omicidio perché ha sparato al ladro che si era introdotto a casa per una rapina. No, dico io, scusa, tu vieni a casa mia. E io che cos'è che dovrei fare? Assurdo! L'ho visto proprio in televisione. Ma io me ne frego di quello che dice la legge. E poi, con tutti questi extracomunitari che ci sono in giro, io ormai dormo con la pistola sotto il cuscino. Pure io nella mia stanza ho il fucile a doppia canna. Se entra qualcuno, gli faccio passare la voglia. No, scusatemi, ma io non sono d'accordo. Mica possiamo difenderci così da soli. Questo è Far West. Poi posso capire, se un ladro mi minaccia con un'arma, va bene. Ma non che uno mi spunta in casa e io gli sparo, no, assolutamente no. Ma lei cosa dice di fare allora? Ah, no, non so, chiamo la polizia e i carabinieri. Complimenti, bravo, chiamo la polizia e i carabinieri. Questo si chiama legittima difesa. Tu sei d'accordo? No, dalla tua faccia si vede che sei d'accordo. E poi dimmi una cosa, scusa. Tu non dovresti avere una pistola che ti ha lasciato tuo padre? Ancora sveglio? Sai, stamattina ho sentito mia madre. Sarà qui con noi per la vigilia di Natale. Cos'è? Non sei contento? Lo sai che da quando è sola ha il piacere di passare il Natale con noi.
spegni la luce che ho sonno. Notte. Hai sentito? C'è qualcuno? Che facciamo? Ma hai una pistola? Shh. Ma da quanto tempo hai una pistola? Sei proprio un cretino. Ma hai visto cosa ha combinato il marito di Silvia? Ma roba da non credere. Come si fa a sparare al primo che ti entra in casa? E così ha sparato 6 colpi sul corpo di Babbo Natale. Ma tu stai a vedere, uccidere Babbo Natale proprio durante le feste di Natale. Ma io dico, poi perché doveva prendere la pistola di suo padre? Ora noi tutti ci chiediamo che Natale sarà senza Babbo Natale. A chi i bambini scriveranno le letterine di Natale? E il 6 gennaio la Befana entrerà nelle nostre case o per quest'anno la eviterà?